Un video che non parla di informatica. Oh mio Dio, Sandy è impazzito! No, non sono impazzito. Semplicemente molti di voi mi hanno chiesto come realizzo i miei video, come faccio a farli, eccetera, eccetera. Quindi ho pensato che forse era il caso di fare un video del genere. Può tornare utile sia a chi magari sta iniziando su YouTube, sia magari a chi invece vuole fare un pochettino di videomaking. Quindi vediamo oggi come avere una buona qualità audio e una buona qualità video. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi è una nuova tipologia di video, una sottospecie di tutorial, quindi fatemi sentire il vostro supporto. Non ho un numero di like preciso da chiedere, sinceramente, perché non sono cose che ho mai portato, quindi fatemi solo sentire il vostro supporto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi alla pagina Facebook perché pubblichiamo tante offerte interessanti. In più potete partecipare ai contest, come quello che c'è stato sabato 3 giugno. Ora direi di passare al video. Non sono un videomaker professionista. Non è il mio campo principale, diciamo che tutto quello che so fare l'ho imparato col tempo da YouTube e varie cose, leggendo in giro, eccetera, eccetera. Quindi non so se il mio metodo sia giusto o sbagliato, so soltanto che è il mio metodo. E se a voi piace, magari vuol dire che tanto sbagliato poi non è. L'attrezzatura da YouTuber può andare dall'essere molto economica al molto costosa. Dipende sempre da quando si lavora dietro un video. Il primo passo fondamentale è ovviamente avere una buona qualità sia audio che video. Molti smartphone moderni hanno una fotocamera interessante, tranne il mio, il GFX 2. Quella telecamera fa pena, quindi se avete un GFX 2 buttatelo. Di conseguenza, avere una buona qualità video già risulta molto più facile rispetto a qualche anno fa. Se per esempio già avete, non so, un Samsung S6, S7, anche S4, mi ricordo l'S4 di Mr. Crazy faceva delle riprese pazzesche. Comunque uno smartphone che riesca a fare appunto buoni video. Ma se io ho un 3310, come posso fare? La soluzione più economica è sicuramente quella di comprare una webcam, la webcam, in questo caso la Logitech C920. Potete trovarla anche su Amazon intorno ai 50 euro, vi permetterà di fare delle buone riprese in 1080p 30 fps. Certo, non costa 2 euro, ne costa 50, lo capisco, però andare a spendere di meno di questa cifra per fare delle riprese equivale a prendere niente, a buttare soldi, perché le altre cose fanno veramente veramente pena. E se volessi avere una qualità maggiore nei miei video senza spendere troppo, allora in questo caso potete fare quello che ho fatto io. Io per esempio ho acquistato una Canon, una reflex usata, pure abbastanza vecchiotta, che però comunque si difende ancora bene, mi permette di fare video in 1080p a 30 fps, li fa bene, non benissimo, e non l'ho pagata neanche tanto. Io per esempio ho una Canon 550D che ho pagato 160 euro contando di ottica base 1855, che fa pena, però almeno c'è, e tre batterie, quindi diciamo il mio è stato un prezzo a fare tra virgolette. Però ecco, potete comprare una macchina del genere per 200 euro, magari anche una Canon 600 650, non lo so, qualcosa del genere, e comunque vi permette, ecco, già di avere una buona qualità video. Ma il segreto per fare degli ottimi video non sta tanto nella fotocamera quanto invece nelle luci. Le luci per un video sono molto importanti. Il primo segreto è quello ovviamente di non dirigere mai la macchina contro luce, nel senso che la macchina deve puntare sempre nello stesso verso in cui punta la luce, o al massimo a 90 gradi, anche se rischia di venire un pochettino come doppia faccia di Batman in quel caso. Però comunque sia, dovete stare voi contro luce e la macchina nella stessa parte dove punta la luce, altrimenti voi venite scuri. Soprattutto se potete, spendete soldi in delle lampadine buone. Ad esempio, io qui sopra nel soffitto ho due lampadine da 100 watt a LED, una cosa del genere, che però non sono 100 watt a LED perché vabbè, l'ho preso da qualche sito strano, però comunque fanno molta più luce le classiche lampadine a tungsteno. E soprattutto, se proprio volete il massimo, spendete un po' di soldi per dei softbox. Io per esempio quelli che ho davanti a me li ho pagati circa 50 euro, una cosa del genere, e comunque fanno il loro mestiere. Non sono le cose più professionali del mondo, però ecco, almeno mi permettono di avere una buona illuminazione, e questo aiuta molto
molto il video, fa praticamente quasi tutto il video. Un altro segreto, che è una cosa che dicono in pochi, quindi è un nostro piccolo segreto, inserite sempre una piccola luce un po' più fioca dietro di voi. Questo vi aiuterà a staccarvi dallo sfondo. Io, che ho una lampadina accesa dietro il monitor, non lo faccio perché sono pazzo, perché ho uno strano feticismo verso le lampade dietro il monitor. Semplicemente lo faccio per annullare l'ombra che creano i componenti che avete dietro e anche appunto per dare questo effetto di distacco dallo sfondo. Questo è un piccolo trucchetto che magari può tornarvi utile. Una volta preoccupatisi del video, è giusto preoccuparsi dell'audio. Quando registrate dal telefono dello smartphone, il microfono dello smartphone fa sempre abbastanza pena. Quello della fotocamera integrato idem. Di conseguenza bisogna andare a cercare qualcosa che abbia un audio migliore. I più affezionati di voi si ricorderanno sicuramente che all'inizio utilizzavo un microfono lavalier, il Boya BM1 mi sembra, pagato circa 20 euro, ed era molto buono perché io in questa stanza ho molto eco, di conseguenza con un lavalier che è molto piccolo e molto vicino alla bocca dove si parla elimini molto il problema dell'eco, e soprattutto chi non è poi magari capace a gestire tanto bene l'audio appunto ha poche difficoltà, perché registrano veramente bene stando molto vicini a da dove il suo viene prodotto. Soprattutto quando registrate l'audio, registratelo sempre a parte. Io per esempio registro sempre con Audacity al computer, in modo che dopo magari posso andare a ritoccare l'audio per dare quel tocco in più di qualità. Una volta che abbiamo finito di registrare audio e video, non dovete mettervi subito a editare, a tagliuzzare eccetera eccetera. Va fatta sempre almeno un pochettino di color correction, o comunque va cercato di migliorare il video. Io per fare questo mestiere utilizzo After Effects. Praticamente cosa faccio? Io prendo il video, una volta che ho preso il video lo carico sul computer e lo passo su After Effects. Su After Effects la prima cosa che faccio è ridurre il rumore video, perché nonostante io sia, diciamo, ben illuminato e con una fotocamera buona, ci sono sempre delle parti che vengono tra virgolette granulate, che non mi piacciono tanto. Per questo utilizzo un plugin di NIT Video, non lo so, praticamente che riduce il rumore video. E appunto cosa lì appiana dove ci sono queste piccole imperfezioni e dà una qualità migliore generale. Soprattutto poi, per chi magari come me non è proprio esperto massimo in fotografia, ci sono anche dei preset di autocontrasto, autolevel e autocolor, che vi aiutano praticamente a bilanciare il bianco e a bilanciare i colori, in modo che non venite colorati strani. Una volta fatto questo, si renderizza questo video sempre in 1080p, 30fps o 60fps a seconda di quanto avete registrato. Cercherò di mantenere un bitrate molto alto, io in questo caso utilizzo circa 20.000 bitrate, che è davvero tanto, però mi aiuta a mantenere una buona qualità. Mentre il computer fa questo, e ci vuole tempo per farlo, ci vuole almeno un'oretta su un video di 10 minuti, pure un'oretta e mezza, dipende quanto lo caricate di roba, mettetevi a ritoccare l'audio. La prima cosa da fare è sicuramente la riduzione rumore. Cercate di prendere circa, non lo so, 2-3 secondi senza rumore da Audacity, elaborate il profilo rumore, selezionate tutto, riduzione rumore. Poi fate compressione e normalizzazione. Queste cose vi aiutano ad avere un audio più pulito e un audio migliore. Un altro plugin che in pochi dicono, però è molto interessante, è il limiter. C'è un plugin che si chiama Hard Limiter, che praticamente riduce proprio, taglia il suono oltre una soglia di decibel. Quindi se per esempio magari ad un certo punto avete urlato e non ve ne siete accorti, e a me capita spessissimo, quello tac taglia l'audio in più e voi poi praticamente lo aggiustate con compressione e normalizzazione. Una volta fatto questo, passate al software di editing. Io uso PowerDirector, potete usare Premiere, Sony Vegas, dove vi trovate più comodi. Mettete quindi in sincro il video che avete appena renderizzato e il vostro audio, e una volta fatto questo non posso più aiutarvi, perché ovviamente ogni persona ha un modo di editare diverso dall'altro. Posso consigliarvi nell'utilizzare delle macro, ovvero assegnare a dei tasti sulla tastiera determinate funzioni. Per esempio, io con Z, X, C e V più il tasto control riesco a fare quasi tutte le operazioni. È comodo e rende il lavoro più veloce. Fatto questo, renderizzate il video una seconda volta con almeno sempre 1080p, 30fps, mp4, h264, almeno 15.000 bitrate. Aspettate che finisca questo altro ciclo di rendering, che solitamente è più breve rispetto a quello di prima che avete fatto sul software di color correction,
e il video è pronto. Questo è il mio metodo, non so se sia giusto o sbagliato, è semplicemente il mio metodo. Poi magari posso dirvi cosa faccio prima di registrare un video e cosa faccio dopo magari. Questo dipende da voi, fatemelo sapere con un like, commentate, condividete, soprattutto magari a quei vostri amici che stanno iniziando su YouTube o che vogliono fare un pochettino di videomaking e vogliono qualcosa per aiutarli. E noi ci vediamo al prossimo video.